sono delle maschere bianche per le comparse. No, perché non si trova? No, veramente ne manca una. Beh, probabilmente l'aveva preso Gancho per camuffarsi mentre ammazzava Ezio. Scera, la maschera bianca fa la roba di Gancho. C'è qualcun altro dietro questa storia? Mi ricordo una... Che voce, fenomenale. Signor cugino di Astolfo, che succede? Presto, presto, dobbiamo salvare Polidoro! Di là! Ed ho provato anch'io a sognare. Ma per caso Guglielmo ha aggiunto un effetto speciale a questa scena? Io non so niente, perché? Perché il tuttofare sta facendo laggiù il suo lavoro. Ma il tuttofare è Polidoro. E Polidoro sta cantando. E allora, chi è che sta facendo il tuttofare? È solo grazie a me. Oh, porca vacca. Forza, guardate là, il foretto. Cardenosso, vieni con me. Adesso guardiamo chi c'è dietro questa maschera. Fa tanto Scooby-Doo questa frase. Oh. Astolfo! Tu! Già, mio cugino Astolfo. Manola, Gancho. Gancho, ma tu non dovresti essere in prigione. Libertà vigilata, grazie a Manola. Racconterò io tutta la storia, Guglielmo. Porca troia, la voglio raccontare io. Astolfo voleva uccidere Ezio Deltoide. Decise di affidare il compito a Gancho con un ricatto e disse che se non l'avesse fatto avrebbe chiamato Aleandro Drogoni. Il biglietto col numero di Drogoni. L'aveva perso Astolfo, oui. E quando Safano ha fatto quelle analisi, Gancho ha capito che sarebbero stati incriminanti. Così le ha rubate. Noi li abbiamo trovati nel suo armadietto e così lo abbiamo incastrato. Oltre a Gancho, c'era un altro testimone della colpevolezza di Astolfo. Io. Io ho visto Astolfo ricattare Gancho. Ecco perché eri così agitata. Astolfo ha avuto paura che potesse tradirlo e allora ha deciso di incastrare anche me con la storia delle forbici. Mi dispiace così tanto di averti licenziata. Ma allora voi come avete fatto a sapere tutto questo? A questo rispondo io. Beh, allora ho dimostrato che Gancho era l'assassino, però mi mancava il movente. Ho iniziato ad avere dei dubbi da quando ho saputo di una maschera che era sparita. Ho controllato nell'armadietto di Gancho e lì non c'era.
E quindi è venuto a casa mia e gli ho raccontato tutto quello che avevo visto. Ma d'accordo, d'accordo, tutta la storia torna, ma perché? Già, perché? Qual è il nome della tua malattia, Astolfo? Schizofrenia? Come? Astolfo è malato di mente. Sdoppiamento di personalità. Una parte di lui è il buon Astolfo che conosciamo. Ma c'è una parte cattiva. Un Astolfo perfido, malvagio. Assassino. Forza! Prendetelo! Senza fretta, non c'è un'uscita da quella parte. È in trappola. Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto io, vorrei dire? Chi sei? Non hai sentito cosa ha detto tuo cugino, eh? Io sono te. No, io sono me. Tu da dove spunti fuori? Da dove spunto fuori, tu mi chiedi, eh? Dalle molestie dei tuoi genitori, che hanno sempre preferito tuo fratello. Dalle delusioni a scuola, in amore, in tutta la tua porcaccia vita. E soprattutto la gelosia nei confronti di Ezio Deltoide, il grande protagonista. Perché tu non potevi avere la sua parte? Perché io non potevo avere la sua parte? No, no, tu sei un assassino. Io sono il giustiziere. Io ti ho vendicato. Io ho avuto il coraggio di fare tutto quello che tu non hai voluto fare. Eravate lì tutti a cervellarmi per capire chi era il colpevole. E poi eri tu, cioè io. Tu mi hai condannato. Ti ho dato una possibilità e tu non l'hai colta. Hai lasciato che Guglielmo desse la parte a quello stupido di Polidoro. Potevi prenderla te, no? Basta! Vai via! Vai via! La colpa è di Guglielmo, è lui che non ti ha valorizzato. Non ha capito il tuo talento, non l'ha colto il tuo talento. Anche lui merita di morire! Che cosa aspetti? Uccidilo! No! Basta! Basta! Non ti puoi sottrarre a te stesso. Desdemona. No! Come stai? Che cosa è successo, Astolfo? Libero. Finalmente libero. Fiori per il migliore dei registi. Grazie. Al mio paese i girasoli li regaliamo ai morti. Complimenti. Grazie, grazie. Silenzio, per favore. Voi siete il miglior premio che si possa ricevere dopo un duro lavoro come il nostro. Eppure, dentro di me c'è ancora un vuoto. Un vuoto che stasera ho deciso di eliminare. E infatti voglio chiamare sul palco il maresciallo Agnello! Maresciallo Agnello. Guglielmo scrolla lancia. Non sarebbe un successo completo se io non le dessi questo. No, non mi dica che... No, no, non ci credo, no. Il messicano, davvero, no. E ci credeva davvero!